Il novella edizione 2012 agli ordini dello starter, partite. Lodo Isca non parte brillantissima, neppure Important Lady dall'interno bellisce insieme alla compagna di training Ape Regina che provano ad andare in vantaggio, Sciolina che tiene la posizione in corda, poi di fuori c'è Cool Wave, alla fine Ape Regina e bellisce le due di Marco Gasparini che volano, il caso di dire in vantaggio, l'andatura è sostenuta in questa fase iniziale con Ape Regina che la mette nettamente sul ritmo, anche altri parziali, quella da velocista, sia lei che bellisce che capeggia il gruppo insieme a Cool Wave all'esterno, all'interno c'è Sciolina, poi Lodo Isca, Durite, Mystery Cool, ancora ora Keita, all'esterno India Spirit, il gruppo è sfilacciato, l'andatura è generosissima con ancora Ape Regina che ha sempre 10 di vantaggio sulla compagna di allenamento Bellisce, Ape Regina in vantaggio, Bellisce che si affretta insieme a Cool Wave, Sciolina che è montata, Mystery Cool che guadagna per linee interne, poi all'esterno Lodo Isca con Ape Regina che ora prova a respirare sulla piegata conclusiva, Bellisce che allora si fa sotto insieme a Cool Wave, Mystery Cool che anch'essa della partita avendo scavalcato la calante, Sciolina si avvicina ancora a Kate, Mystery Cool che temporeggia all'attacco ad Ape Regina, all'esterno c'è Bellisce, poi ora Kate si entra in dirittura con Ape Regina che si arrocca allo steccato, di fuori c'è prima Mystery Cool, si ingamba anche ora Kate, Mystery Cool che prende qualcosina di vantaggio, Mystery Cool che è attaccata da ora Kate, Mystery che in vantaggio, all'esterno c'è anche Durite, Mystery Cool a sorpresa, Mystery Cool su ora Kate, poi all'esterno Durite, all'interno Etualdemer in linea per la terza moneta. Sergino Urru a segno, l'ultima del campo, incredibile. Sul palo, l'ultima del campo, Mystery Cool a 30 contro 1. Per la seconda moneta, all'esterno finisce forte Durite, su ora Kate, all'interno c'è Etualdemer, queste tre vicine per i posti d'onore.